ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. Come ben sapete, di materiale per fare reaction, ragazzi, ne abbiamo parecchio, visto che comunque faccio video da tipo 10 anni qui su YouTube. Ha voglia di video che posso reagire, no? Ma noi ovviamente non prenderemo dei video a caso, prenderemo i video più amati, quelli con cui siamo cresciuti tutti quanti. Prenderemo il passato più oscuro, i video più intricati, i video che tanto ci hanno fatto ridere e ci hanno fatto pure piangere. Oggi, visto che siamo in estate, voglio prendere un video a tema. Ma prima di cominciare, ragazzi, se volete dare forza a questa serie, mi raccomando, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E se siete già iscritti, lasciatelo questo pollice, che è importante per me. Se mettete like, siete belli. Se non lo metti, dico, poi è colpa tua, eh. Bene, ragazzi, eccoci qui nella schermata del mio canale. Ragazzi, tanta roba, però noi andiamo su qui, popolari, guardate. Perché se clicchiamo su popolari ci dà i video che hanno avuto più successo sul canale. Quindi che cosa faccio? Aspetta che non sento niente. Cioè, se qualcuno mi vuole assassinare in questo momento, io almeno con un orecchio lo devo sentire, giusto? A questo punto, ragazzi, scendiamo e andiamo a beccare uno dei video che non abbiamo visto. Questo qui. Abbiamo seppellito Manu. Nei guai fino al collo. In tutti i sensi. Allora, ragazzi, questo è un video molto particolare. Pensate che già vi racconto un retroscena. L'abbiamo girato perché un giorno mia zia mi ha telefonato e mi ha detto: Vito, noi stiamo andando al mare, se vuoi venire, dico, vieni con noi, ci fai compagnia. Io ovviamente ho portato la videocamera e abbiamo poi fatto questo capolavoro da 4 milioni e 200 mila visual. Ora qui segna 3 anni fa, ma adesso vedremo la data precisa. 29 agosto 2020, ragazzi, quindi saranno 4 anni questo 29 agosto, tanta roba. Ovviamente, ragazzi, il tempo passa senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Guardate che faccia ho qui. Con la barbetta corta così io non mi riconosco più. E posso dire la verità: più divento grande, più divento bello. Non lo so, sono convinto di questa cosa. Guardate, più divento grande, più sono affascinante. Cioè, io vi faccio vedere già la faccia di Manu, è tutto un programma. Questo video non dura molto, quindi ce lo gustiamo per bene. Ragazzi, Ale ovviamente presente, alla fine poi vi parlerò anche di Alessio, quindi non mancate. Qui avevamo la musicaccia, ovviamente. Dove si va? Allora, ragazzi, siete pronti per questa super giornata esplosiva? Sì. Siete pronti? L'entusiasmo non è dei migliori, soltanto perché abbiamo dormito poco, ma adesso ci rifaremo. Bene, ragazzi, stiamo per scegliere un posto dove piazzare gli ombrelloni. Manu, si va, si va. Nel frattempo. Lì. Allora, ragazzi, dovete considerare che Manu era tipo un dittatore, cioè decideva lui cosa fare, dove andare, in quale posto dovevamo metterci. Questo è il nostro Manu in versione bagnino, guardate un po'. Ok, ragazzi, li ho messi. Alessio e Manu forzati, quindi dai, su, Manu, non devi remare, devi piazzare un ombrello, stai fermo. Dai, Manu, così. Basta fare così, poi metti la sabbia. Così, schiaccia per bene. Allora, comunque Manu sarà anche cambiato a livello estetico, perché è normale, sono passati anni. Però sicuramente la mentalità è quella. Cioè, ogni volta che noi andiamo al mare, anche oggi, fa sempre le stesse cose. La prima cosa che vuoi fare oggi che siamo al mare? Qual è? Ok, ho capito tutto, vuoi tuffarti al mare, vero? Sì. Oggi è un giorno memorabile. Perché per giorno memorabile su YouTube sono al mare con i miei cuginetti. Mi aiuta. Che bello. Hai alzato mano? Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Vabbè, l'intro ce la saltiamo, andiamo avanti. Si va. E qui abbiamo Ale in versione fashion blow, guardate. Sempre il solito, ragazzi, sempre il solito. Tipo la ripresa da Hollywood. Allora, ragazzi, io vi invito a guardare un attimo. Qui, ragazzi, vi voglio far notare due cose. La prima, il sudore, è una cosa, quello è il mio marchio di fabbrica, cioè io sudo da fermo, in quel caso con 50 gradi al mare già sgocciolavo pure dal naso. Lo so, è una cosa che fa schifo, però no, non ci posso fare niente. Perché Odino,
mi hai fatto così. La seconda, ovviamente, sono i miei pezzi da 2 euro che ogni tanto escono fuori dalla mia bocca mentre parlo. Anche quello, ragazzi, purtroppo è un marchio di fabbrica. Praticamente ecco, perdo acqua e sudore dappertutto. Si è fatto il bagno e non è entrato a mare. Infatti, mi sono fatto il bagno in anticipo. Ormai lo sapevo. Cioè, raga, è incredibile come anticipo le cose che dicevo prima. Giuro che non ho guardato questo video per niente. È una cosa che ho pensato adesso, quindi anche la mia mentalità non è cambiata. Dico sempre le stesse cose. Non so se questa cosa è una cosa bella. Non poteva mancare la mia action cam. No, ragazzi, questa action cam ce l'ho ancora, però adesso ne ho un'altra molto più potente. Ho comprato una GoPro 10, se non sbaglio, che però ancora non ho avuto il piacere di utilizzare, ma lo faremo presto. Qui eravamo in acqua, ovviamente ragazzi l'audio della Sony era abbastanza, diciamo, cupo, però guardate, le riprese in acqua hanno sempre un certo fascino. Grazie, Manu! Non potete insegnare a me che sono il maestro. E infatti, come si fa un tuffo? Che bello, ragazzi! Che bello! Fantastico! Mi avete fatto venire il fiatone. Vito, ormai non sei più quello di una volta. Io posso prendere tutti voi in spalla e fare le mie flessioni. Dai, Vito, flessioni! Stavo scherzando, era un modo di dire. Ti farò vedere la mia immersione sott'acqua. Vai! Ok, posso dire che Manu in questa cosa è veramente peggiorato, secondo me. Oggi forse non sarebbe in grado di farlo, ma ovviamente Manu, se stai guardando questo video, io ti sfido. Cioè, se sei in grado di farlo nuovamente, lo facciamo in un nuovo video. Come io posso ancora chiamarvi vichinghi? Non avete il coraggio da vendere del vostro re? Dovete imparare da me, che fa pure rima. Vito, ma tu devi pure essere in acqua. Allora ragazzi, qua c'è tutta la parte montata bene, ovviamente, dal sottoscritto. Qui c'è Alessio che, insomma, nuota per fatti suoi. Ok, qua tutte riprese bellissime, Manu col fisico atletico, con la sua faccia meno atletica. Qui che finge di essere uno squalo, io sempre che giro intorno. Dai però, che bellezza ragazzi, che originalità. Posso dire una cosa, ragazzi, sicuramente le idee in quel periodo non ci mancavano e veramente ci divertivamo con poco. Ero forse un po' più magro? O no? No, forse sono più magro adesso. Vabbè, sicuramente adesso vado in palestra, quindi mi sto mettendo in forza. Cioè, guardate che roba. Vabbè, andiamo avanti. Cosa ci sono? Pesciolini? Forse c'è un pesciolino qui? O no? Ok. Come te la passi? No, Manu, qui al mare. Nessun pesciolino. C'è un aereo in aria. Sente il rumore. Un aereo in aereo. Un aereo in aria. C'è un aereo che vola, wow. L'acqua è bagnata oggi. Ragazzi, ho voglia di tonificarmi la mia pelle. Vuoi tonificare la Tonificarmi la mia pelle. Quindi se la vuole tonificare da solo, bene. Allora raga, è qua si accende, diciamo, la lampadina. Perché in questo momento avevamo progettato uno scherzo perfetto per il nostro povero Manu. Proprio insisti. Sei sicuro di voler essere seppellito, Manu? Qui abbiamo fatto la buca. Questa buca può bastare? Ti vedo un tantino. Alessio, che ovviamente veniva sfruttato per fare la buca. Quindi grande Ale, complimenti. Ma non sono più quello di un tempo. Che cosa hai combinato? Ma volevi cercare il centro della terra? Guardate che buca profonda che ha fatto Alessio. Complimenti Alessio, mi hai stupito, bravo. Una volta l'ho trovato il centro della terra, mi sono bruciato. Ma dai, smettila di dire ste cose. Avete fatto questa buca solo per me? Sì. Sì, Manu, l'abbiamo fatta solo per te. Anticipo il mio Vito del passato. Manu, l'abbiamo fatta per te. In diretta. Sarai infatti coperto di sabbia fino al collo. Incredibile, aspetta. Qui mettiamo tutta la sabbia. Non vorrei farti mangiare. Errore fatale, ragazzi. Forse Alessio per la prima volta si sta divertendo. Dai, Manu. Non lo farò uscire mai. Cioè, Manu si sta seppellendo da solo. Tieni le braccia. Complimenti, Manu, per la genialità. Non ci credo, ragazzi. Guardate qua. Cioè, incredibile. Ma in quanto tempo l'abbiamo scavata sta buca? In poco. Mezz'oretta, infatti. Di sacrifici, ma ne valsa la pena. Sei nei guai fino al collo. No, è nella sabbia fino al collo. Allora, qui Manu, ragazzi, io non ve l'ho mai detto, ma qui secondo me Manu stava veramente preoccupato, perché già lui non riusciva più a muoversi e se ne è reso conto soltanto dopo. Cioè, se ne è pentito in quel preciso istante. Lo
Una cosa del genere la facevo quando ero piccolo. Peccato che per seppellire me ad oggi ci vuole. No, Manu, non fare così. Manu, voglio fare un selfie con il morto in sabbia. Solitamente si dice il morto a galla. Tu sei il morto in sabbia. Il morto in sabbia. Instagram. Non ti vedo contento, Manu. Sei ancora convinto dell'idea? Secondo me Manu sta cominciando a farsela sotto. Aiuto. Infatti. Mi vanno male i piedi, liberatemi. Aspetta. Dai Manu, devi resistere. Mi vanno male i piedi, non è cazzo. L'abbiamo salvato, incredibile ragazzi, prima l'abbiamo... Allora, l'abbiamo tirato fuori e questo lo possiamo dire dopo anni, perché Manu, ragazzi, diciamo dietro le quinte, continuava a insistere che non riusciva più a stare, cioè non voleva stare. Noi lo volevamo far friggere un altro po' all'interno della sabbia, ma lui non voleva più stare, quindi l'abbiamo tirato fuori perché per evitare il peggio, diciamo. Non è vero, Manu! L'abbiamo seppellito e poi l'abbiamo tirato fuori come una vera squadra di soccorso. Come ci si sente essere seppelliti e poi salvati? Prima è molto bello, ma quando ti fanno male le gambe no. Ti facevano male i piedini. Che si cosano i piedini, eh? Ok, adesso ti puoi buttare al mare che sembri impanato con la sabbia. Mettiamolo in padella. Ragazzi. E qui è crollato perché ovviamente ragazzi era stanchissimo. Ovviamente poi abbiamo spento la videocamera, ci siamo divertiti. E la giornata al mare, ragazzi, si sa, è molto stancante. Però questo è stato un video molto divertente. Mi ricordo che ci siamo divertiti, ci siamo fatti, diciamo, il nostro video e poi abbiamo spento la camera, anche perché questo video non dura poco, 8 minuti e 44. Cioè, probabilmente sta durando più la reaction. Bene ragazzi, è sempre bello rivedere i vecchi video, mi sale quella nostalgia, diciamo che mi piace e non mi piace, perché è sempre bello rivedere i vecchi momenti. E a tal proposito, visto che siamo alla fine, volevo spendere due paroline per il nostro Alessio. E sì, perché se vi siete persi il video precedente, lo dovete assolutamente recuperare. Sto parlando della risposta di Alessio, quindi se mi chiedete che fine ha fatto Alessio, ragazzi, abbiamo fatto un video in cui Alessio, 2 anni dopo, vi spiega le motivazioni del suo allontanamento. Per favore, non ve lo perdete, io ve lo linkerò, ve lo spammerò ovunque. L'importante è che non me lo chiedete più. Per favore, guardate il video e basta. Cioè, chiudiamo questo capitolo e andiamo avanti, perché ragazzi, io mi annoio a dire sempre le stesse cose e lo sapete. Possiamo invece parlare della prossima reaction da fare, quindi scrivetemi qui sotto uno dei video che vorreste rivedere insieme a me e magari lo portiamo in una prossima reaction. Per questo video di oggi è tutto, noi ci rivediamo... Mannaggia questa tosse! Noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Wow!